gente in giro. Cioè, tanta. Buongiorno! Buongiorno! Allora, oggi siamo in una nuova città per andare a Nimbin. Siamo nella nostra tappa del bus. Farò un po' di colazione, bagno. Guardati un po' anche tu, dai. Ispirato al Vaticano. Ladies and gentlemen, that is my house. And finishing it here. Siamo arrivati, questa è la montagna che scaliamo, che dicono hiking, ma credo sia comunque, vabbè, una roba abbastanza battuta. Quelle scalettone, nel senso, là sono scale, vedi, non so se si vede. Per vedere la vista da su, che dicono essere molto bella. Tantissimi hanno questo vestito un po' squamato, come è una Long Bay, in effetti ci diceva di terra. Di terra, colorita, comunque un po' di acqua c'è. C'è un po' di acqua, ma è poca. E è una Long Bay con in mezzo alle casette. C'è abbastanza bocca del drago? Sì, siamo qui. No, fermala un attimo sulla bocca del drago, così, in alta. In alta. Sali un po'. Ora qua il sito è veramente complessa, perché c'è veramente tanta gente che... di gente incastrata che non sa da dove passare, perché c'è gente che arriva e gente che va e che cerca in qualche modo di far cose. Comunque le capre riescono a salire fino a qua perché ci sono le loro cacchettine. Sono forti. Posto del pranzo. Ma come ci piacciono a noi i buffet. Eccoci con la biciclotta. Com'è? Cuore. Siamo in mezzo alle risaie. Qua c'è proprio schifo. Eccoci, dopo il giro in bici siamo al momento della barchetta. Che qua fa vedere così, in realtà è una saturata pazzesca. Sì, sì. Luca! Veramente crazy. Perché c'è tutta sta gente che aspetta. E... pazzi per le barche! È un casino. Casino, che stiamo facendo? Ci saliti? Io sono sconvolta dalla forza delle scivole. Siamo noi più altre due compari di barca. Ma in generale comunque le barche sono una cariche, sì. Persone. E ci sono queste donne che hanno anche una certa età, ma remano in tra. Due ore. Non è che poi fanno pausa. Almeno quelle che sono arrivate a prenderci, chissà quante altre traghettate si sono fatte. E vanno così, trac trac. Stiamo provando ad aiutare a remare. Sì, non tutta la barchetta. Fatica, no, però tutta la barchetta è... facciamo un piccolo aiuto e comunque abbiamo superato un sacco di barche. Oh, bello, cioè passiamo attraverso proprio. Ora lo spritz. Un po' cicchetto. Mi fa voglia adesso. L'acqua. Aspetta che sono impegnata a stare chinata. Sì, il paesaggio è incredibile, io non credo renda. Ci hanno detto che è patrimonio dell'UNESCO e che ci hanno girato delle parti di King Kong. Non sì, so se ma qui... è patrimonio dell'UNESCO, proprio dicevano giro in barca. Sì, secondo infatti, me. Infatti, è una cosa incredibile. Strana, sì. Però, effettivamente però posso capire, è vero, vero. Merita. Buongiorno! Andiamo a fare una colazione brunch! Questo è un fermo posto. Toy Meat e Camp Soy. Questo dovrebbe essere sticky rice, che si vede alla base, quindi il riso glutinoso un po' appiccicaticcio con il mango. Invece cocco, questo c'è. È sopra un po' di cocco, sì. Questo invece è gelato con sotto sempre lo sticky rice. Buon latte! È molto buono, perché il riso è effettivamente cotto nel latte di cocco, secondo me. Quello com'è? Ci sta, vero? Eccoci nella seconda tappa della colazione. Ok, è arrivata questa roba che noi non abbiamo capito cosa sia. Cioè, se del vedi, riso. Del riso bianco, ma anche del riso giallo. Sì, poi ha questa cosa che loro sfilettano al momento.
fritto. Sì. Questo sembra quella cosa che c'era anche in Malesia, che era il pollo tipo cotone. In realtà lo fanno con tante cose, non sappiamo se. Allora, assaggiamo e aggiorniamo. Allora, una delle cose più assurde mangiate. Ha delle consistenze che non so spiegare. Sì. Di risotto. Sì, sì. Niente, buonissimo, anche se non sappiamo cosa ci sia. Ma vedi, comunque gli mettono un liquido con il grasso, l'ho visto. Se non si fosse capito, siamo tornati in questo luogo della perdizione per prendere i regalini. Ma non... Non faccio vedere, non faccio vedere. Oh, neanche il tempo di sederci è già arrivato, perché ne fanno a manetta. Ed è un posto dove, dicevi, costa un po' di più il fo, ben 3 euro a testa, quasi. 3 euro a testa, sì. Leggermente più degli altri perché c'ha un po' il nome, però ci è famoso. E cosa aveva di diverso rispetto al solito fo? Che aveva una parte abbrustolita. A una parte fatta in padella prima, al posto, non so, per, con l'aglio, per insaporirlo. Ah, con l'aglio, allora, ok. Questo è quello che dicono sui tre. Oggi si sono allargati, non abbiamo capito. Forse hanno delle feste, delle richieste extra. Qua di solito ci sono i tavoli per il caffè, invece è pieno di fiori. Stamattina, colazione itinerante, abbiamo preso questi che sembrano curry puff, ma si chiamano in un altro modo, ve lo scrivo perché è difficile. Siamo a riprovare queste palline dolci, perché magari appena fatte sono più fragranti. Sono 4 gusti: dolce, salato, strada, uccisione e segreto. Questo è quello che ci dice il Google Lens traduttore. Ci siamo accorti troppo tardi che ogni volta che pago con la carta devo fare la firma, ma c'è di fatto la firma poi stampata nello scontrino del POS, aiuto. E io ho iniziato firmando bene, poi nel tempo ho firmato sempre peggio, quindi era carino tenerli tutti e vedere lo storico dell'evoluzione della firma. Oggi è il tuo cuore, su richiesta di Merck. Non potevo fare solo il cuore, era sgammabile. No, ma io volevo che facessi un cuore anche. Okay, quindi okay. È ottimo così. Mangiamo un piatto che volevo mangiare, che è il chaka, però il suo posto ce l'ha consigliato la guida con cui siamo andati a Min Bin, questo posto specifico. Ok, figo. E sì. Che piatto è? Io non ho neanche idea di cosa sia. Allora, intanto deve essere pesce gatto. Ho appena preso paurissima dall'accensione della fiamma, anche se potevo aspettarmelo. Voilà, zac te zac. Praticamente si fa, ce l'ha spiegato lui, ci ha preparato il primo. Base di spaghettini vermicelli, questi qua. Poi un po' di questa che deve essere una radice, un po' della loro solita insalatina che ho messo di menta. Ok. Poi quelli, cosa sono? Cipollotto? E aneto? So. Si prende un po' di questa verdura, il pesce, poi si mette sopra un pochino di fish sauce, che è molto saporita e usano in vari piatti. Buonissima, super intensa. E le rape. Ciao, scusate, non c'è un gran filone, sono proprio diventata malissimo con i vlog, ma spero di riuscire a fare comunque un video dove racchiudo i momenti clou di queste giornate, che sono state principalmente di lavoro, perché volevamo finire tutto prima di andare a Tokyo, perché lì appunto sarà principalmente vacanza, però abbiamo mangiato in certi posti, abbiamo visto delle cosine, cerco di metterle, non avranno probabilmente dei giorni precisi, metterò un random... cose dal Vietnam. Oh, stiamo per andare al The Note, chi l'avrebbe mai detto? È un posto famoso perché ha tutti i post-it. Ma dai, lo vediamo. È tutto pieno, un sacco di piani. Allora, è un'idea semplice, però ci sta che abbia fatto successo, dai, simpatico. No. Oh. Ci sono i post-it qua, che sono sticker, quindi poi vai bene ad attaccarli. E noi, ispirati da tutto questo momento scrittura, scriviamo le cartoline. Altro pho. È veramente buono. È buono? Preso solo di verdura oggi? Ma ultimamente lo prendo solo di verdura perché ho notato che si riesce ad avere molto buono qua, anche senza carne. Sì, questo forse alla fine è il tuo posto preferito. Buonissimo. Occasione più unica che rara, questa via vuota. Di solito quando usciamo è sempre finissima perché è sera. Invece adesso ci sono sia i tavolini, quindi c'è la situa, però sono ancora le 5, quindi è presto. Aggiornamento sulle palline che abbiamo appena preso, quindi mi è venuto in mente di fare il vlog. Sì, alla fine sono strabuone, che all'inizio non ci erano neanche piaciute, ma appunto è solo perché la cosa migliore è mangiarle appena fatte. E in particolare mi è piaciuta tantissimo quelle salate, che non sapevamo neanche che ci fossero, le abbiamo prese per sbaglio. Non sappiamo cosa c'è dentro. Secondo me hanno un po' di funghi. E a te invece piacciono le dolci un po'. Buone.
Ah, così faccio vedere come sono dentro. Questa è la salata con appunto i funghi, lo sottofondo musicale. E questa è quella con la pastella di patata, un tubero, qualcosa. C'è questo negozio che in teoria ha gli old propaganda poster. Guardiamo. Ah, delle galline. Sì, veramente bello. È vero. Un po' tomahawk e questa anche con le galline. Bella anche la tua. È molto bella. Eh sì. Chissà in che punto del vlog metterò questa cosa, però volevo aggiornare sempre sulla situazione gastronomica. Abbiamo preso questa salad con la dried beef, un'altra cosa tipica che dobbiamo provare. E niente, buon app. Abbiamo camminato, arrivati in tanta valora, per un bel mercato di fiori. No, dai, è bello però. È bello. È simpatico. In teoria l'idea era sempre venire alle 7 di mattina, dicevano che meritava, e poi bici, ma vabbè, dai, si è ripianificato mezza, tutto. Non siamo così in anticipo. Questa giornata doveva essere la famigerata giornata con il tour in bici, gestito da noi. Quindi forse questo è stato il primo problema, ovvero abbiamo fatto di tutto per farlo balzare. Divenne tre cittadine fuori da noi per un totale di 60 km, andata e ritorno però. Mm. Quindi una trentina per andare, una trentina per tornare, con queste tappe. Sembrava molto interessante, c'era quello del paesino, painting. Degli snake, dei paintings con una tecnica di stampa particolare fatta di lastre che... vabbè. La tecnica di stampa e ceramica e un paesino della ceramica. Io oltre a fare ceramica dentro aveva un building tutto costruito con la ceramica che avevo trovato su chissà dove di architettura, tipo. Beh, alla fine sembrerebbe che non si faccia niente. No, non è vero, facciamo un solo paesino. Piove, questo ci dà un'ottima scusa. Era l'altro problema che dobbiamo cercare di inventarci. Siamo se andremo in macchina a questo unico paesino o alla fine in bici, ma io credo. Intanto stiamo facendo colazione da Sant'Onore, che è quel posto dove ci eravamo già fermati un'altra volta e ci era piaciuto molto. Sì, niente, continua la degustazione, sempre meno bici e sempre più brioche. Sì. Vabbè, alla fine ci piace. Dai, questa è una faccia bellissima, con le mandorle. Ok. Che bella, la ranocchia. Allora, siamo venuti al Museo di Fine Arts, perché mi hanno detto, ma sì, andiamo a vedere un po' di arte locale, che comunque ci sta sempre. In effetti, carino. Ah, questa è la tecnica che avremmo dovuto vedere nel paesino. Bella. Fatta con il legno. Questa è detta... Oh no, mi si vede bene. Volevo far vedere i personaggi, che belli. Quelli per scuro. Look completato. Non sta. Ok. E questo dovrebbe essere il lacquer painting, che è una tecnica, sì, è una tecnica di pittura, cioè comunque è pittura, però ha una resa particolare, infatti un po' si vede, spero. E sembra quasi assemblato, cioè ricorda un po' quelle cose di legno assemblate, perché sembra che i pezzi si congiungano perfettamente. Bellissimi capelli, cavolo. No, questi bellissimi, ho letto ora solo il titolo, e questo è il rospo che insegna a scuola. E questo invece è il matrimonio dei topi. Bellissimo. Trovato lo spot perfetto. Ho preso un coltello praticamente apposta per mangiare questo formaggio che ho preso dal gift shop del museo. Ma in realtà è anche carino questo puzzone. Siamo a Patrang, sei felice? Sono nel Grab. Nel Grab che abbiamo preso invece della bici. Potrebbe essere anche qua. Guarda anche i cagnetti brutti, mi piace. Carini, ci fa vedere che ci sono anche tutta questa serie di bruttissimi. Carinissimi. Ma dai, ma anche il dragone, che ridere. Qua è dove le preparano, poi le scaffalano e qua c'è questo sgabellino che... Non so se si capisce. È bellissimo. Ecco, perfetto. Sta facendo
questi livelli più in alto dove lavorano è tutto bianco, cioè, polveroso. Polverosa con questa luce un po' soffusa che poi sì, diventa tutta ambiente. Ci sono un po' di sospesi, degli angoli con tutte delle cosine, sì, che si vede che sono lavori in corso. Bello. Ecco a vedere, non rende, e in effetti no, però bellissima, cavolo, questo mattone con le foglie, cioè da col contrasto. Era molto bella le foto, però non so se si riesce a entrare. Che cosa hai preso? Ho preso un pesciolotto, ma che bella l'impalcatura, sì, con cui lo questo chiude. Questo non so cosa sia e se si mangi. No, ma secondo me è solo per chiudere lo stecco che è stato aperto. È costato un euro, tra l'altro. Bello sta architettura. Deve essere il museo della ceramica. C'è la ceramica, quindi. Ciao! Buongiorno. Oggi è domenica. Siamo venuti a salutare il lago, dove la domenica e il weekend c'è sempre una situa un po' di festa, mezza fiera. Sì, ogni volta ci sono delle bancarelle nuove, non capiamo, sono cose che fanno sempre. Abbiamo beccata sempre finché eravamo qui, quindi deduco sì. E abbiamo preso dal Circle K un bao e due bao così invece. No, si è attaccato. E così. Forse non rende, ma buono e sembra un mooncake, quello del pan di selle. Questo è tra tutti i negozi di ciabattine di plastica che comunque, vabbè, hanno il loro look. Queste sono belle perché hanno le suole di legno e le inchiodano loro. Allora? Abbiamo prenotato una figata. Questo onsen qua, in un ryokan. Tu sei contentissimo. Io sono contentissimo perché lo volevo strafare. Andiamo in un ryokan una notte, ci danno la cena loro tipica. Abbiamo prenotato anche una bottiglietta di liquore local. E ci faccia le terre qua anche di notte. Io non sto per niente gestendo la parte dopo Tokyo. Però dai, confido in te. Io invece sto finendo di fare un po' di lavoro perché sennò non faccio in tempo. Siamo un po' malinconici perché stiamo per andare via da noi, però stracontenti perché ci siamo fatti la nostra sera, che dopo facciamo vedere meglio, ma adesso facciamo un bel snackitudine bordo lago. Siamo pronti per snackare. Miste, nuts varie con ricoperture, wasabi, insomma. Esatto, dolci, ok. Alghe chipsettate. Sì, piccoline. E patatine all'alga nori. E i semini. I semi tradizionali. Classico. Che la gente qua snacca con la birra e i semini a bordo lago. È proprio una cosa loro. Vuoi vedere il lago? Da cosa partiamo? Forse apro subito le patolle. Non resisto, frate. Devo aprirle. Viene lasciata qua all'AMSA. Mi fa un po' male al cuore, però Hai preso una valigia a 28 euro contrattando di 4 euro. Ultimo banh mi patè. Ci sorride anche ormai. Sì, io già sorrido. Ci conosce. Forse ormai ha capito che andiamo. Abbiamo i nostri posti del cuore, quelli. E questo è sicuramente uno di loro. Anche da Honro ci sorridono, qua ci sorridono. Dicevo, oggi è stata una giornata perché dovevo finire tutto, in più la valigia, le ultime robe da plennare, ok? Inutile dire che non ho finito tutto, ma adesso finita la cena, vabbè, valigia e ultime robe del pleno, almeno il lavoro dovrei aver fatto. Chissà cosa verrà fuori. Dobbiamo ancora finire di fare tutte le mappe, plan di cose, capire come funziona, ma è buono. Stiamo facendo la valigia, perché domani andiamo a Tokyo. Volevo fare un po' di considerazioni finali sul Vietnam. Sono cocce, non so parlare, ma va bene. Mi piace stare in strada, mangiare in strada ancora di più. Ho visto tantissimi bambini. A noi piacciono un sacco i bambini vietnamiti. Ma perché giocano, fanno i giochi di una volta. Sì, hanno un modo di passare il tempo molto genuino, come senza tempo. Hanno queste feste. Pace proprio vedere i bambini la domenica che giocano. Tipo fiera, è vero. Diciamo che se uno sta tanto tempo non starebbe solo da noi, ovviamente si fa tutto. Dovrebbe girare il Vietnam, è vero. Come consigliano di fare tutti. Noi invece siamo stati solo su e
Cioè, siamo fatti come tappa lavoro e viaggio, ottimo, però sì, sì per c'è una bella se sinicola. Vuoi visitare, se stai un mese hai modo di vederlo tutto bene. Sì, 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 ci sta. Da nord a sud. Da nord a sud. Niente, andiamo a finire le valigie. Fateci sapere com'è il sud. Fateci sapere com'è il sud e il ponte, quello con le mani così. E che ci curano 16 ore, non siamo andati. Niente, vi saluto perché qua... E ci vediamo a Tokyo. Vuoi fare un saluto?